e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi recensiamo lei. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao amici e benvenuti qui. Oggi non una ricetta, perché tanto non le condividete le ricette, quindi un video recensione su questo nuovo prodotto che è arrivato qualche giorno fa a casa nostra. Io avevo già la friggitrice ad aria che vi recensiremo in futuro, ma l'iCook ha vinto, ha giocato sul tempo ed è arrivata prima, mandandoci una friggitrice ad aria molto molto più bella di quella che avevo io. Eccola qua, piccolina, direte voi, ha fatto 5 litri e mezzo di capienza, arriva corredata di garanzia, libretto di uso e manutenzione, libretto di istruzioni in lingua italiana e soprattutto un ricettario davvero carinissimo con ricette inusuali anche per noi che abbiamo un canale di cucina. Proveremo a fare queste ricette, vediamo se veramente funzionano e vediamo come esce il prodotto da questa friggitrice ad aria. Per spiegarvi il funzionamento, adesso vi lasciamo ad un video esplicativo e poi ci rivediamo subito qua. Ed ecco la friggitrice ad aria della iCook con pannello digitale, 5 litri e mezzo di capienza, andiamola a vedere. L'espulsione del cestello è a scatto, basta tirarla verso di noi con uno scatto bello netto, così, e viene fuori un cestello capientissimo con un salvapulsante che si porta in avanti, si pressa e così c'è lo sgancio del cestello vero e proprio e poi la base. Lì va messa la carta forno al momento della cottura per salvaguardare la base, poi si inserisce così il cestello, lo si fissa schiacciando. Io metto la carta forno anche qua, non si dovrebbe mettere, però a seconda delle cotture potete anche metterla, e si infila così e voilà, si apre, si accende il pannello. Per accenderla bisogna premere questo tastino. Questo tastino serve per accendere e spegnere una volta che la macchina è fredda. Scusa, non ho capito, quindi accendi e spegni. Bravo, riaccendi adesso. Pazzesco. Adesso guardiamo il pannello di controllo. Pannello. Il display indica i minuti oppure la temperatura. Allora, la temperatura si regola da qui, da un massimo di 200 gradi, scattano di 5 in 5 e poi via via scendere. Fino vediamo a un minimo di 80 gradi, quindi aumentiamo adesso, basta perché un po' premuto. Basta tenerlo premuto, lui va veloce. Brava. Ora la metto a 180, anzi a 185. Uh-huh. Il tempo può andare fino a un massimo di, vediamo un po', un'ora, quindi in caso poi il ciclo si fa ripetere. Noi adesso lo mettiamo a 15. Noi lo mettiamo al 15. Ok, qui ci sono tutte le varie funzioni: patatine fritte, torta, pizza, gamberetti, pollo, bistecca, pesce, bacon. E questo serve per avviare, in realtà, nel vero senso della parola, il forno. Se premete uno di questi tasti si azzera il programma dato personalmente da voi e si mette il programma preimpostato, tipo 20 minuti per le patatine da 200 gradi, per la pizza a 160 gradi e ci starà 12 minuti e via discorrendo. Adesso io vado sui miei 190 con i 15 minuti. Perfetto. Che avevo impostato precedentemente. Cosa mettiamo? Cosa cuociamo? Innanzitutto prepariamo il cestello. Guardate, sopra la resistenza da cui e sopra la resistenza c'è la ventola. Voilà. Adesso metto il foglio di carta forno sul fondo della mia friggitrice, quindi incastro la friggitrice e è pronta per cucinare. Infatti
per far ventilare bene l'aria non bisogna ostruire questi forellini. Se siete pigre e volete far ostruire i forellini, non vi preoccupate, cucina lo stesso alla grande, perché io l'ho provata. Ora però noi cuciniamo in purezza, così non va lavata in lavastoviglie, ovviamente va lavata a mano, ma è veramente un attimo lavarla. E adesso noi cuciniamo degli involtini, il pranzo per oggi, in 15 minuti. Allora, sono appena tornata da lavoro, ho tirato da fuori dal freezer gli involtini ancora surgelati. In 15 minuti da surgelati riesci a cuocere, a fare un pranzo, sì, pazzesco! Sì. E al centro verso le patatine ancora surgelate, così. L'unica accortezza che devo avere a metà cottura è quella di rigirare un po' le patatine. Non riempite troppo il cestello. Olio, parentesi olio, potete metterlo, non più di 2 cucchiai. Io ne metto proprio una goccina giusto sugli involtini, ma potete anche ometterlo. Bene, andiamo a friggere. Mettiamo dentro. E accendiamo, e avevamo già messo il programma, premiamo questo, che è anche il tasto che dobbiamo premere quando dobbiamo spegnere, non si preme questo. Ok, l'unico difetto che posso trovare a questa macchina è leggermente rumorosa, ha un rumore sordo, non dà fastidio, però sicuramente rumore c'è. Ci vediamo a metà cottura. Arrivati a 7 minuti, stoppiamo premendo questo tastino, voilà, e tiriamo fuori. Wow, guardate, gli involtini sono già dorati, del tutto scongelati. Io non faccio altro che girarli. Rigirare un po' le patatine. E rimetto dentro. E la cottura continua da dove era stata interrotta. Altri 7 minuti e si pranza. Sul libretto delle istruzioni c'è scritto di non toccare parti che potrebbero diventare calde, però devo dire che dopo 15 minuti questa è assolutamente fresca, non va appoggiato nulla sopra. Qui è leggermente tiepida, certo, magari questa, ma nemmeno tanto. Dopo, quindi bisogna lasciare attorno alla macchina un bel po' di aereazione, giusto? Sì, certo, volevi, perché come vedete da qui esce dell'aria, ha quasi, ha finito. Bene, ha finito. Nel momento in cui si spegne il display, lei ti avvisa che il pranzo è servito. E voilà! Non so se mi spiego, ragazzi. Patatine, vediamo un po', patatine super croccanti. E gli involtini super perfetti, cotti in 15 minuti col forno da surgelati. Io ce ne metto almeno 25. La suggerisci quindi? Ottima, sì, perché le patatine non vengono così croccanti nel forno. Quindi, come vedete, un pranzo per 4 in 15 minuti. Questa va bene per una famiglia di 4 persone, giusto? Certo. Attenti quando togliete il cestello, non mettete la mano sotto, se no vi ustionate. Ovviamente, sono le cose ovvie. Quindi, buon pranzo a tutti, consigliatissima. Il voto per questo elettrodomestico, ora come ora, è un bel 9. Lo useremo per tante ricette perché voglio vedere come cucina. Bene, sotto trovate tutte le info. Il link per l'acquisto se foste interessati. Va bene, ciao. Bene, avete visto com'è semplice usare questa friggitrice. Veramente, se c'è riuscito Ambretta ci può riuscire chiunque. Quindi basta premere uno dei tanti pulsanti che ci sono qua, perché ci sono ben 8 programmi in questa friggitrice. Più i personalizzabili, cioè i programmi sono infiniti, perché potete personalizzare a piacimento i tempi di cottura, bravo. Temperature. Esattamente. E però già preimpostati 8 programmi che ci risolvono sicuramente molte evenienze. La trovate su Amazon, vi mettiamo sotto il link. E in alternativa c'è quella leggermente più grande, che ha il prezzo, la differenza è di pochi euro.
Ed è da 6 litri, mentre questa è da 5 e 5. Ma perché mi piace particolarmente questa un po' più grande? Perché è una degna sostituta del forno a microonde. In pratica io non ho più il forno a microonde dopo l'ultimo incendio che mi si è sviluppato in casa, non l'ho più comprato. No, è perché friggeva dentro, aveva problemi... Scintille. Non mi piace, io ho sempre guardato con un occhio di sospetto il forno a microonde, sarò ignorante, perdonatemi, ma va così. E quindi ho pensato ad un elettrodomestico che fosse piccolo. Quindi cosa significa? Più piccolo, si riscalda più velocemente, tempi di cottura più veloci, ma nello stesso tempo comodo da pulire, comodo da consentirmi, come avete visto, la preparazione di un pranzo per noi tre e anche per quattro. Quindi è un degno sostituto e lo userei nel corso dell'anno ciclicamente per fare vari tipi di pietanze. Cioè adesso abbiamo visto semplicemente cucinare un qualcosa di prefatto e surgelato, ma cucineremo noi con questa friggitrice e vi faremo vedere proprio i vari metodi di utilizzo che adotterò. Spero che questi video possano esservi in qualche maniera utile. Ringraziamo iCook per averci omaggiato di questo bellissimo elettrodomestico. Vuoi aggiungere qualcosa? No, niente. Ci vediamo quindi per provare le prossime ricette. Sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao!